Il nome di Cristoforo Colombo evoca immediatamente l'azzardo del viaggio verso l'ignoto e l'impensabilità della scoperta di un mondo del tutto nuovo. Una situazione assolutamente diversa dalla nostra, dove tutto, almeno virtualmente, appare a portata di mano. Eppure, Colombo nacque in una città, Genova, dove ricevette una formazione ed un'educazione, dove imparò a navigare, a trovare finanziatori per le sue imprese e a convincere, spesso con grande fatica, i grandi della terra a sostenere un progetto che a quel tempo appariva totalmente impossibile, se non assurdo. Come spesso accade, però, la vicenda di Colombo non ha soltanto luci, ma anche ombre, più o meno fitte. E quindi noi viaggeremo con lui attraverso la sua storia, attraverso i documenti e i luoghi che ne conservano una memoria storica, e faremo questo per seguirne le tracce, comprendere gli esiti delle sue azioni e anche capirne il mito. Farne quindi una memoria storica. In giovanissima età cominciai a navigare e continuo ancora oggi. La stessa arte induce chi la segue a desiderare di conoscere i segreti del mondo. Sono già più di 40 anni che la pratico. Ho percorso tutte le rotte conosciute. Ho avuto rapporti e conversazioni con gente dotta, ecclesiastici e laici, latini e greci, ebrei e saraceni e molti altri di altre razze. In questo mio desiderio trovai il nostro Signore assai propizio e perciò ebbi da Lui spirito di intelligenza. Nella marineria mi fece provetto, in astrologia mi dotò quanto bastava e così nella geometria e nell'aritmetica, e mi diede ingegno nell'anima e mani per disegnare la sfera con le città, fiumi e monti, isole e porti, tutto al suo posto. In questo periodo ho visto e mi sono sforzato di vedere tutti i documenti di cosmografia, storia, cronache, filosofia e altre arti, alle quali il nostro Signore mi aprì l'intelletto per manifestarmi che era possibile navigare alle Indie, e mi diede la volontà per l'esecuzione del progetto. Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451. Con tutta probabilità è questo che sembrano testimoniarci alcuni documenti che sono ancora oggi conservati nell'Archivio di Stato di Genova. È il figlio di Domenico, un cardatore e tessitore di lana, e di Susanna Fontanarossa, ed è il terzo di 5 fratelli. Originariamente la famiglia vive a Quinto, dove è domiciliato lo zio Antonio, ma molto presto si trasferiscono a Genova quando cominciano ad aumentare le attività nel piccolo commercio del padre Domenico. Oltre a questo, Domenico e i suoi parenti ottengono dai dogi Giano, Domenico e Pietro Campofregoso alcuni incarichi di natura pubblica: la custodia della porta della Torre dell'Olivella e quella della Torre di Capo di Faro, la Lanterna. Domenico risiede vicino all'Olivella in una posizione decentrata rispetto al centro cittadino. Il 18 gennaio del 1455 ottiene infatti dall'abbazia di Santo Stefano un terreno e una casa, già acquistata, situata nel Vico Diritto, nel borgo dei Lanaioli, a poca distanza dalla porta di Sant'Andrea, che oggi chiamiamo Porta Soprana. Poco dopo, inseguendo forse la propria crescita patrimoniale, trasferisce a Savona le proprie attività. Domenico però torna frequentemente a Genova per affari, anche se le sue attività economiche principali sono ormai tutte nel savonese. La scelta di trasferirsi a Savona deriva da necessità di natura economica, ma probabilmente anche da necessità politiche. Genova è governata dagli Sforza, Domenico Colombo sono legati invece ai Campofregoso, ai dogi Campofregoso e alla famiglia Fieschi, cioè alla fazione avversa. È questo probabilmente che spinge Domenico a trasferire la famiglia altrove, a cambiare aria. A Savona Cristoforo ha modo di sperimentarsi, forse per la prima volta, nell'arte della navigazione, nell'arte della mercatura. Collabora con alcune importanti famiglie genovesi, i Centurione, gli Spinola, i Di Negro, per conto delle quali si reca a Chio attorno al 1474, a Bristol, in Irlanda, probabilmente anche in Islanda negli anni immediatamente successivi. Nel 1478 lo troviamo invece a Madeira. È in questo contesto prettamente atlantico che egli ha modo dunque di apprendere i rudimenti della navigazione oceanica. È in Portogallo che Cristoforo inizia ad interessarsi dell'oceano. Diversi indizi dicono che a occidente, oltre il mare tenebroso, c'è ancora qualcosa da scoprire. Lo studio degli antichi geografi ne conferma le intuizioni, che si mutano di fatto in convinzioni vere e proprie quando nel 1482, ormai raggiunti i 30 anni, arriva a San Jorge de la Mina, nel Golfo di Guinea, sperimentando di fatto l'abitabilità della cosiddetta zona torrida. È a seguito di questo viaggio che Cristoforo decide di proporre al nuovo sovrano del Portogallo, Giovanni II, la possibilità di raggiungere il Giappone, quel favoloso Cipango raccontato da Marco Polo, attraverso una rotta occidentale. Cristoforo non è un sognatore, è fermamente convinto, e forse dal canto suo neanche le prove, che qualcosa dall'altra parte del mare in realtà debba proprio esserci. Ma i suoi contemporanei non sono disposti a mettere in discussione le proprie idee, i propri dogmi e anche in qualche modo le conoscenze che all'epoca vigevano, e ottiene, in ragione proprio di questo, un sonoro rifiuto dal re del Portogallo. Possiamo solo immaginare lo sconforto che prese il navigatore genovese all'indomani di questa batosta, e suo malgrado fu costretto a riparare in Andalusia con l'obiettivo, in un secondo momento, di proporre la propria impresa a Ferdinando d'Aragona e a Isabella di Castiglia. Colombo può vantare importanti relazioni, dai francescani del convento della Rabida, nei pressi di Palos, ai duchi di Medinaceli, di Medina Sidonia, al precettore dei figli del re. Saranno costoro a introdurlo a corte. Introdotto a corte nel 1486 dal francescano Antonio Marchena, deve sottoporsi al giudizio di una commissione di sapienti che si esprime negativamente sulla sua teoria, la quale, basandosi probabilmente sui calcoli del toscano Paolo del Pozzo Toscanelli, sottostimava la lunghezza della circonferenza terrestre. Cristoforo è sicuro che l'impresa può essere portata a termine. La sua determinazione è infallibile, tanto che alcuni considerano che egli abbia già compiuto il viaggio che sta proponendo. Questa volta a reintrodurla a corte è un altro francescano, Juan Pérez, che è il confessore personale della regina Isabella. La sua proposta continua a destare preoccupazione, perché le sue teorie sono di fatto in contrasto con l'ortodossia scientifica. L'impresa inoltre ha un costo molto alto e le richieste che il navigatore avanza sono assai esose. Cristoforo insiste infatti per essere riconosciuto con il titolo di governatore di tutte le terre scoperte per i sovrani. Anche in questa occasione i suoi propositi vengono bocciati. L'interesse dei sovrani iberici, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, è subordinato alle vicende politiche. La penisola iberica vive in un clima di crociata, alla ricerca della limpieza de sangre, nel tentativo di completare la cosiddetta Reconquista. Il 2 gennaio del 1492 è finalmente conquistato l'Emirato di Granada, l'ultimo emirato musulmano presente sul suolo iberico, sul suolo europeo. Il 31 marzo i re cattolici emanano un decreto di espulsione che coinvolge tutti gli ebrei spagnoli. Gli accordi con Cristoforo Colombo giungeranno immediatamente dopo. È nel generale clima di crociata che accompagna questi eventi che giunge l'assenso a compiere l'impresa, la quale non può che portare lustro ai sovrani, impegnati nella diffusione del cristianesimo. Colombo sogna la riconquista di Gerusalemme, da effettuarsi mediante un'alleanza col Gran Khan, lo stesso di cui aveva parlato Marco Polo, che egli legge assiduamente. Ricevuto il titolo di ammiraglio e i diritti al viceregno sulle isole e le terre scoperte, Cristoforo ottiene, non senza alcune difficoltà, la Nigna e la Pinta, due caravelle armate dalla città di Palos che sono comandate dai fratelli Martín Alonso e Vicente Yanes Pinzón, e la Santa Maria, una nao comandata da lui stesso. I pochissimi finanziamenti di quell'impresa derivano però quasi tutti, e questo è davvero molto significativo, dalla nazione dei genovesi, il Papa Cibo, i Doria e i Di Negro. Il 3 agosto del 1492, alle 6 del mattino, la piccola flotta parte da Palos. E sia che questa rotta che Cristoforo aveva progettato portasse di fatto verso l'ignoto, sia che l'ammiraglio avesse già un'idea, una ipotesi di che cosa avrebbe trovato al di là del mare, resta un fatto: l'epica attraversata che di lì a poco avrebbe cambiato la storia del mondo. È il suo stesso diario, redatto quotidianamente, a fornirci informazioni importanti sulla spedizione. Un viaggio tranquillo per la maggior parte del tempo, ma inquieto per la sua durata eccezionale, senza riuscire a scorgere una meta. Possiamo immaginare l'ansia con cui gli equipaggi guardavano verso l'orizzonte, alla ricerca di un mondo popolato di paure, leggende e storie fantastiche. La narrazione del viaggio di Colombo ha un che di affascinante, la possiamo seguire attraverso il giornale di bordo. Certo non mancarono i problemi, nel corso dei primi giorni ad esempio si ruppe ripetutamente il timone della Pinta, costringendo una lunga sosta presso le Canarie, si vociferò addirittura di un sabotaggio. Mormorii e contrasti accompagnarono anche le ultime fasi della navigazione, la quale però nel complesso si rivelò tranquilla e in favore di vento. È probabile anzi che la scelta di partire dalle Canarie derivasse dalla conoscenza, naturalmente maturata sul campo, del regime costante degli Alisei. Si trattò senz'altro di un viaggio poco movimentato, nonostante il timore dell'ignoto e la ricerca continua di segnali, erba, uccelli, salinità dell'acqua, di segnali che potessero farne presagire la fine. A quanto pare l'ammiraglio mantenne segreto il numero delle miglia effettivamente percorse, dichiarandone un numero inferiore, così da non accrescere l'agitazione tra i marinai. La conclusione del viaggio è a tutti nota. Alle 2 di notte del 12 ottobre del 1492, dopo una serie di falsi avvistamenti, l'equipaggio scorge effettivamente la terra, e alle prime luci dell'alba di quello stesso giorno Cristoforo Colombo pone il suo piede sulle sponde di un'isola. Oggi sappiamo che quell'isola è probabilmente l'attuale isola di Watling, ma lui la battezza immediatamente San Salvador. È un'isola delle Bahamas che i nativi taínos, che lui descrive nel suo diario, chiamano Guanahani. Subito comincia tutta una serie di altre ricognizioni, perché Colombo è convinto, o meglio spera ardentemente, perché questo era il suo scopo, di essere giunto sulle coste del favoloso Cipango. E allora il 28 ottobre lo troviamo sulle coste di Cuba, il 6 di dicembre raggiunge Haiti. Sono viaggi che, per quanto brevi, comportano una serie di numerose difficoltà, ma a queste si accompagnano anche delle incredibili scoperte. L'incontro anche semplicemente con le culture nuove e totalmente inedite che Colombo fa nei confronti dei nativi, ma soprattutto potremmo dire la scoperta reale di una natura completamente diversa, lussureggiante, in gran parte selvaggia e totalmente inesplorata. Il mais, la patata, pensate l'ananas e addirittura il tabacco sono tutte novità che Colombo e il suo equipaggio ma anche sostanze che lui conosce come il mastice che si estrae dal lentisco e lo conosce perché lo ha avuto in pratica direttamente, visto che veniva prodotto e commercializzato nell'isola di Chio, nel Mediterraneo, dove è attiva una importantissima colonia genovese. Soprattutto però ciò che colpisce l'immaginario e il desiderio della spedizione è la presenza dell'oro. L'oro viene portato con grande nonchalance dai nativi, lo usano come un semplice monile, lo indossano nelle proprie vesti e su questa presenza anche i diari di Colombo si soffermano con grande attenzione. Sarà solo molto più tardi, quando Cristoforo è sul finire della propria vita e quando la sua carriera è già definitivamente tramontata, che prenderà consapevolezza del fatto di non essere mai arrivato sulle coste di Cipango, ma di essersi imbattuto in questa sua nuova rotta in un mondo che era totalmente nuovo. Eppure, al di là di questa sua presa di coscienza, questo viaggio rivoluzionario si era di fatto già compiuto. E quella stessa mattina del 12 ottobre del 1492, il mondo per come lo si conosceva non era già più lo stesso. Il primo viaggio non si concluse positivamente. La Santa Maria, ad esempio, si arenò in alcune secche, il suo legname fu in parte utilizzato per la costruzione di un forte, la Navidad, in cui Colombo lasciò 39 uomini, tutti trucidati dagli indigeni dopo la sua ripartenza. L'ammiraglio riprese il mare il 16 gennaio. Il 4 marzo, sopravvissuto a 2 tempeste, approdò alle foci del Tago. Prima di ripartire per la corte di Castiglia, inviò lettere per diffondere velocemente la notizia. Il duca di Medinaceli ne scrive ad esempio il 19 marzo. Il 22 se ne parla già a Cordova. Tra il 25 e il 31 la notizia è registrata addirittura nel libro di conti di un artigiano fiorentino. E quindi la si incontra a Milano, a Ferrara, a Venezia, a Siena, a Firenze e naturalmente a Genova, dove è recata dagli ambasciatori Francesco Marchese e Giovanni Antonio Grimaldi. Entro la fine dell'anno la lettera con cui Colombo annuncia la scoperta è pubblicata a Barcellona per interessamento dei reali stessi di Spagna, i quali desiderano comunicare al mondo quali sono i propri diritti. Tradotta in latino, la lettera di Colombo contribuirà a plasmare l'immaginario europeo della scoperta nel bene e nel male. Sono almeno altre 2 le traversate che Colombo intraprese verso le Indie, ma la sua fortuna iniziò purtroppo molto presto a declinare. Altri, assai più scaltri di lui, avrebbero presto messo le mani sulla sua scoperta e soprattutto sulla possibilità di sfruttarla a livello economico. Nel 1500 Cristoforo, accusato di cattiva amministrazione, avrebbe persino fatto ritorno in Spagna, ma in catene. A seguito di questo episodio, l'ex ammiraglio iniziò a sviluppare un'appassionata ricerca religiosa. Raccolse addirittura una serie di profezie che a suo dire lo riguardavano, andandole a riscontrare nei testi sacri, nelle opere dei padri della Chiesa e in alcuni testi classici. Si presenta come il Cristoforo nel senso di portatore di Cristo e adotta come firma un discusso criptogramma. La sua fortuna è di fatto alla fine. Morirà nel 1506 a Valladolid, nel tentativo mai riuscito di riabilitarsi presso la corte spagnola. ma dal punto di vista storiografico la denuncia del volto brutale, di quella che un tempo, ma complice anche un certo eurocentrismo, definivamo la scoperta e che oggi ha assunto invece i connotati della conquista, ha ormai preso campo. Colombo non è più ritenuto il celebrato sognatore dedito a oltrepassare i limiti del mondo conosciuto, bensì il primo dei conquistadores, colui che avrebbe avuto il demerito di dare avvio all'occupazione europea del suolo americano, favorendo direttamente o indirettamente lo sterminio di milioni di persone. Ora, non è compito dello storico il giudicare, semmai lo è il cercare di comprendere. Nei secoli di cui ci occupiamo, scoperta e conquista sono spesso facce della stessa medaglia. I viaggi di Colombo, così come quelli dei portoghesi e prima ancora di genovesi e veneziani, hanno uno scopo prettamente economico, benché non sia estranea a loro una forte carica ideale, volta alla propagazione della fede cristiana. Potremmo dire non era altro che lo spirito dei tempi, tempi nei quali Colombo era pienamente immerso. No, io non credo abbia più senso parlare oggi di un Colombo medievale, di un Colombo moderno. Le fonti, i documenti, le cronache, perfino le scritture contabili, ci dicono che egli aveva in animo di compiere un'impresa mai tentata prima. Tuttavia, questi stessi documenti ci dicono anche che egli cercava l'oro e commerciava in schiavi, non diversamente da molti suoi contemporanei, indios compresi. Ci dicono che comminò condanne a morte, ma nei confronti dei coloni spagnoli, come mostrano gli atti del processo intentato nei suoi confronti nel 1500, che si macchiò di vari crimini a danno dei nativi a lui ostili, ma che non gli passò mai per la testa di sterminare la popolazione americana. Questo, semmai, sarebbe venuto dopo. Insomma, Cristoforo non era certo un santo. Era, questo sì, un uomo dalla profonda fede religiosa, quello che potremmo definire un autentico defensor fidei, anche accanito nel difendere il cristianesimo e nel promuoverne l'espansione. Allo stesso tempo, però, fu anche un uomo che si macchiò di diversi crimini e che, forse, avrebbe fatto la sua sporca figura come pendaglio da forca. Non meno, però, di altri suoi contemporanei. E senza dubbio non fu un genocida. Cristoforo non è altro che un uomo del suo tempo. Un tempo, questo sì, governato da profondissime contraddizioni, ma proprio per questo estremamente affascinante e soprattutto degno di essere studiato e compreso.